relazione conclusiva di Dimensione Cliente 2017 ha detto che serve un nuovo equilibrio nel linguaggio tra banca e cliente. Che cosa sta cambiando in questa relazione? Abbiamo sempre parlato di cliente al centro, quasi come se ci fosse un rapporto totalitario tra noi e il cliente. Oggi invece riteniamo che il cliente abbia una quantità di touch point per entrare in contatto con noi che ci mettono quindi all'interno del suo network, di un network più ampio, e fanno sì che la banca sia o debba preoccuparsi molto di più di imparare, oltre al linguaggio che ha sempre utilizzato, un linguaggio nuovo che è quello che utilizza anche e soprattutto grazie al digitale il cliente, a raccontare o capire quali sono i contenuti sui quali può confrontarsi col cliente e anche, che è la cosa forse più importante, qual è l'ingaggio o quali sono le modalità di ingaggio che può avere con lui, sapendo che non è un ingaggio tecnologico, quindi non dipende solo da quale è lo strumento che utilizzo, ma anche da come io riesco a farmi riconoscere e a riconoscere, a trattare il cliente nel momento in cui uso come persona fisica, come gestore, come banca nelle sue persone gli strumenti di relazione, per esempio il mobile. Concretamente, Intesa San Paolo, che cosa sta facendo in questo senso? Due esempi. Uno lato imprese, veniamo da settimana scorsa da un grande incontro di due giorni che abbiamo chiamato Sharing Italy, quindi la condivisione che sta al centro dei nostri pensieri, che vuol dire aver portato 150 aziende al grattacielo di Torino nostro per condividere contenuti che possano aiutare le aziende a crescere, che evidentemente hanno a che fare con la finanza o comunque con la crescita, con l'economia. Oltre all'evento che abbiamo fatto, tutti questi contenuti vengono raccontati, saranno disponibili, diventeranno un pezzo di confronto con loro su questa piattaforma editoriale che abbiamo, che si chiama palco.it, dove sarà sviluppata e ci sarà la coda lunga di quei due giorni, proprio per dare sostanza alla relazione che abbiamo con loro. Fronte famiglie, sul mondo dei giovani stiamo lavorando su contenuti legati al tema musica. L'anno scorso abbiamo fatto X Factor, lo rifaremo anche quest'anno per avere dei contenuti di relazione che ci avvicinino un po' al mondo dei giovani under 35.